Bentornati con The Legend of Zelda Skyward Sword. Io sono The FDL e l'altra volta abbiamo portato Salbot, mi sfuggiva il nome, fino a qua dall'inizio dell'area, da praticamente dove siamo atterrati la prima volta. Abbiamo dovuto passare in mezzo a dei nemici e a degli odiosissimi pipistrelli che ho dovuto uccidere sprecando tutti i colpi della mia fionda. Sì, li ho sprecati tutti i colpi della fionda. E abbiamo aperto l'entrata per il Tempio del Fuoco, che adesso attraverseremo molto lentamente. Sto registrando. Grande santuario antico, e come al solito ho cannato il nome del tempio. Si chiama Grande Santuario Antico e non Tempio del Fuoco, come mi ricordavo. Sbagliatissimo, il nome Tempio del Fuoco, non imparatelo perché è sbagliato. Mi ricordavo Tempio del Fuoco invece. Oh shit, il vigore. Dai, allora. Dai. Frecce? Ho bisogno di frecce. Mi sa che devo usare lo scarabeo. Sì, ecco. È questo che fa... che fanno quei cosi. Abituatevi perché li vedremo per praticamente tutto il dungeon. Sì, avete capito bene. Praticamente tutto il dungeon. E... frecce, please. Oh, oh. Finalmente frecce. Una fata. Ho un'ampolla vuota magari da usare? Sì, che ce l'ho. Ok, e abbiamo preso la fata. Suo potere ripristina 6 cuori. Ok. Dobbiamo usare ancora... no, posso usare gli artigli? O sono completamente inutili in questo gioco? No, non sono completamente inutili. Allora, lì c'è un flusso di lava che trasporta questo coso. Il fatto che venga trasportato è un bene, perché vuol dire che durerà di più. E sarà più facile starci sopra. Durerà di più. E io sono entrato nel dungeon completamente impreparato, nel senso che... non ho cuori. Non sono con l'energia al massimo. Sono con poca energia. Quindi, sì, non sono preparato per il dungeon. Esatto. E allora, usiamo di nuovo gli artigli e stavolta ci facciamo trasportare fino in fondo. Perché là in fondo si va avanti nel dungeon, visto che qua c'è una porta chiusa. Muori. Ho detto muori. E ho detto muori. Ok. Oh, un arciere col corno. È l'inferno fatto a Boblin. Un arciere con il corno. Un arciere che chiama altri arcieri. Wow. Qua c'è da fare qualcosa? Non mi sembra. Io semplicemente... oh, ciao! Non ti avevo visto. Qual buon vento ti porta qui? Ok. Di là? No, perché ho visto come si fa ad andare. Prima apriamo lo scrigno, che conterrà una chiave, probabilmente, per la porta. Oh, abbiamo ottenuto una piccola chiave. Che sorpresa! Non me lo sarei mai aspettato di trovare una piccola chiave in questo scrigno. Spariamoci di là. No, lasciati andare.
che non è Twilight Princess. Mi dimentico sempre che non è Twilight Princess. Quante frecce abbiamo? Abbiamo di nuovo le frecce al massimo. Yes! Buongiorno. Ecco finalmente l'uscita! Ah! Ma non farmi prendere un colpo, mi sembravi un mostro! Ma tu hai talpo guanti? Chi sei? Che ci fai qui? Ricerche. Immaginavo. Come? Chi sono? Sono il capo dei Magma, Auro! Sono l'inventore di quei talpo guanti che hai! Wahahaha! Ma non hai proprio l'aria di uno che cerca tesori. Lo sapevi? Pare che tra queste rovine sia nascosto un tesoro inestimabile. E non c'è nessuno che sia mai riuscito a trovarlo e tornare per raccontarlo. Un sacco di cercatori di tesori sono scomparsi nella ricerca. Misteri uno dietro l'altro. In quanto esperto nel campo ti direi di non andare avanti, ma tanto andresti lo stesso, vero? Sì. Ok, ho capito. Ti racconterò la leggenda dei cercatori di tesori come si tramanda tra noi Magma. Tutti i Magma la conoscono. Dunque, l'ingresso al tesoro del re troverai se due statue che si guardano cercherai. Dimostra di essere valente saltando dalla bocca della statua dormiente. La via si aprirà in ma... Non l'ho letto. Ricordati queste parole, ti torneranno utile. Grazie. Anche altri miei compari stanno cercando il tesoro qui. Se ti perdi puoi chiedere a loro. Va bene. Proseguiamo, va. Strani Magma. Così, dal nulla, compaiono. Un salvataggio. E questo dungeon è bello largo. E là c'è una serratura a forma di chiave. Wow, fantasia portami via. Vero Nintendo? Sì, dai, salviamo. Ok. E andiamo avanti nel dungeon. Siamo appena a 7 minuti. Voi pipistrelli malefici. Mi sembra che possano rilasciare i cristalli demoniaci questi. Così. Se non mi faccio colpire saltando sui muri, correndo sui muri a caso. Mi sembra che possano rilasciarli. Mi sembra. E non sono sicuro. Tu non chiamare i tuoi compagni. Ha chiamato i suoi compagni. Ovviamente. Qua un... una rupia verde. Allora, mi ricordo che in questo dungeon c'è un tesoro che non si può prendere fino a chissà quanto tempo. Quindi c'è che non si può prendere fino a quando non si trova l'oggetto del dungeon. Spoiler, c'è un oggetto del dungeon. Wow. E otteniamo 20 rupie. E possiamo andare dall'altra parte, allora. Andiamo dall'altra parte. Cosa c'è da questa parte? Un'arena infuocata. Bella. Non so che dire. Allora, questo coso ci insegue ed è una mano che ci può prendere e ci può... uccidere. Ci può potenzialmente uccidere. Quindi io ci starei attento se fossi in voi. Dai, ma quanto sono alte ste liane? Ok, un teschio ornamentale. Ne abbiamo tanti, mi dicono. No, ne abbiamo solo 6, dai. Abbiamo ancora più magatame di loro. Cuore. E dove devo andare? Oh, è comparso un amico là dall'altra parte che io farò fuori immediatamente. Ok. Dato che ci siamo con l'arco, facciamo fuori anche l'altro, così non chiamerà nessuno. È morto? Sì, che è morto. E vai, andiamo. Andiamo, andiamo, andiamo. Ok, lasciamoci andare. Cuore. Cuore e... cuore.
Se andiamo di là con gli artigli, dove finiamo? No, mi sa che non finiamo da nessuna parte di interessante. Oh, un altro di questi buchi. Ricordatevi che è rimasto il buco qua. Perché sì, ci serviranno quei buchi. Salva. Io salvo, perché io posso salvare. Perché ho il file di copia. Come ripeto ogni singola volta che salvo durante la let's play. Quello che è successo con Kirby quella volta è un caso isolato. Quindi io non mi faccio paura e salvo lo stesso. Oh, tu sei una... Sei un Lysalfos più potente. Una versione più potente dei Lysalfos. Oh shit. Toglie più cuori ed è più difficile da sconfiggere. Ma non è tanto difficile da sconfiggere comunque. E ha anche una bella musica, devo dire. E ci lascia anche lui una coda di mostro. Avete visto che... Una curiosità. La coda di mostro era del suo colore. Però nell'inventario... Sì, non è questo l'inventario. Se andate nell'inventario... Le code di mostro hanno sempre questo colore qua. Quindi... Sì. La coda di mostro aveva il suo colore, ma nell'inventario è del colore solito. È successo qualcosa di particolare? No, non credo. Andiamo avanti! Ho detto andiamo avanti. Oh shit, qua ci sono pipistrelli malefici dappertutto. No, non ci sono pipistrelli malefici, ci sono piante. Piante, certo, piante. Proprio piante si chiamano quei cosi, Dai, togliti la maledizione, prendi le bombe e lanciagliene una addosso. Ok. Poi prendiamo lo scarabeo. No, allora, sto puntando al centro adesso. Ok. E spariamolo là in alto. Prendiamo ste due rupie che ci sono qua. Ce le regalano. Ci regalano 25 rupie così, a gratis. Posso uccidervi. Posso uccidervi. Quindi perché non farlo? Tentiamo di andare contro i pipistrelli? No, dai. Non siamo così crudeli. Però contro i boblin sì. Contro i boblin sì. Dai. E mi sa che devo fare qualcosa, ma non mi ricordo che cosa. E adesso andiamo qua e tentiamo di beccare le rocce nel modo giusto. Ok, finalmente ce l'abbiamo fatta. Ok, adesso che abbiamo beccato le rocce nel modo giusto, possiamo intanto menare questi pipistrelli che stanno addosso. Puoi tirare una freccetta lì.
tirare una freccina lì, salire qua e farci trasportare tranquillamente dalla corrente di lava. E possiamo andare qua. Oh my god, quanto ci voleva a fare tutto sto pezzo. Ci ho messo una vita. Andiamo avanti, va. Un magma che è stato intrappolato in quel modo. Ah, fa bene alla schiena. C'è un nuovo spettatore. Mi spiace, ma sono abituato a roba del genere. Non dirà nulla. E non sono in mostra, vai via. E se io, tanto per, sciogliessi questa lava con la giara, visto che mi ricordavo che si poteva fare. Questa lava si può sciogliere con la giara, appunto. E una volta fatto rilascerà rubie o roba del genere. Tiriamo una spadata qua. Ah no, non si può. Mi sembrava strano che non si potesse. Che si potesse lasciare. Sì, lì c'è un appiglio, ma basta usare la giara su questa lava. E un cuore, mi serviva tantissimo il cuore. Apri. Cosa troviamo? Una piccola chiave, yes. Apri una porta bloccata. Spolveriamo, dato che ci siamo. Questa è una stanza tutta per la giara. Semplicemente è tutta una stanza per la giara. Là si può fare qualcosa? Non credo per adesso. Credo che per adesso non si possa fare niente. Dobbiamo solo andare nell'altra porta e andare dall'altra parte. Semplicemente. Allora, no, l'erba, dai, lasciamola perdere, l'erba. Ok, possiamo infilzare queste piante. E lanciarle. O addosso alle gelatine. O là in alto da qualche parte. Comunque basta prenderle quella a fondo, farsi tutto il giro evitando di beccare le altre piante, perché avete visto che ci tolgono energia. E poi da qui lanciarle e si spengono le fiamme lì. Ok, ho visto uno scrigno che non posso ignorare. Ok, quindi apriamo. Vediamo cosa contiene. Un corno di mostro. Wow. Wow. Veramente. In questo dungeon c'è uno scrigno che è importantissimo per me. E io lo voglio a tutti i costi prendere. Adesso basta andare di qua. Vabbè, menare questi intanto. Dai. Ok. Muori anche te. E vai. Non ci hai lasciato niente. Sei un infame. Allora, possiamo salvare intanto. E andiamo avanti, dai. C'è una parte velocizzata che... Che sì. È una parte velocizzata. Ci sono due mani. Cosa ci si può fare con le due mani? Vabbè, intanto farsi trasportare qua in alto. Prendere questi cosi. Abbassarsi. Evitarle.
e una è distrutta. Adesso facciamoci trasportare in alto da quest'altra mano, evitando di farci beccare. Dai. Ok. Adesso basta evitarla. Girarsi e lanciargli addosso la roba e colpirla fino a quando non viene distrutta. E ok, abbiamo fatto questa zona. Yes. Si riaprono le due porte. Non so perché c'erano due rocce. Ehi! Ti ho visto, sai? Sei stato incredibile, hai fatto fuori quei mostri. Già che ci sei, non è che mi riusciresti a scendere? Ma anche no. Perché non divertirci e lasciarlo lì ancora un po'? Per esempio, fino alla prossima parte. Spero che il video vi sia piaciuto, iscrivetevi al canale, commentate e seguite la mia Let's Play. Noi ci vediamo la prossima volta con The Legend of Zelda Skyward Sword. Ciao!